Benvenuti al secondo video dedicato a Topolino e il fattore gamma, storia in tre puntate di Alessandro Pastrovicchio. Il secondo episodio, Il ponte spazio-temporale, è pubblicato sul numero 3524 di Topolino. All'inizio della storia veniamo a conoscenza dell'identità dell'avversario di Topolino e soci, un geniale fisico evidentemente, che per poter dimostrare le sue teorie ha deciso di rubare la materia topica dal laboratorio del professor Enigma nella dimensione Delta e poi utilizzarlo per raggiungere un punto specifico dell'universo. Per fare questo, a un certo punto, Gamma utilizza la materia topica per aprire un wormhole all'interno del quale si getta, inseguito da Topolino, Adomino Bip Bip ed Enigma. La piccola astronave con cui Topolino e soci si sono lanciati all'inseguimento di Gamma è stata costruita da Adomino utilizzando gli atomi presenti nell'ambiente circostante. A un certo punto dell'inseguimento, come detto prima, Gamma, utilizzando la materia topica, apre il wormhole. Al suo interno si vanno a gettare prima Gamma e poi Topolino e soci. È interessante in questo caso osservare come le trasformazioni grafiche che avvengono pezzo dopo pezzo alle due navicelle mentre entrano dentro il wormhole e quindi poi ne escono sono fondamentalmente coerenti con la probabile gravità che si dovrebbe trovare all'interno del wormhole. E quindi è giunto il momento di andare a capire che cos'è un wormhole. Un wormhole, detto anche ponte di Einstein-Rosen, è effettivamente, come anche dice il titolo della storia, un ponte spazio-temporale, una specie di scorciatoia che permette di collegare due punti molto lontani tra loro dell'universo, punti distanti anni, decine di anni, centinaia di anni luce tra loro, se non anche di più, e permettere di coprire questa distanza in tempi estremamente più brevi, tra l'altro senza dover per forza superare la velocità della luce. La navicella, infatti, ha la necessità di viaggiare fino a quella velocità per poter attraversare il wormhole. La prima occasione in cui si parlò di wormhole, o comunque di scorciatoio spazio-temporale, avvenne nel 1916, grazie a Ludwig Flamm, fisico teorico austriaco, da cui tra l'altro viene il nome dei diagrammi di Flamm, cioè i diagrammi matematici che utilizziamo per rappresentare queste deformazioni spazio-temporali. Tra l'altro Pastrovicchio ha proprio utilizzato, anche se probabilmente non in maniera matematicamente precisa, proprio un diagramma di Flamm per mostrare il wormhole aperto da Gamma. In effetti la scoperta di Flamm venne a ridosso subito dopo che Albert Einstein iniziò a diffondere la sua teoria della relatività generale e anticipò di qualche mese una soluzione analoga trovata da Schwarzschild, studiando appunto anche lui la teoria della relatività generale. In quel caso Schwarzschild trovò appunto la soluzione che prevedeva l'esistenza dei buchi neri all'interno della teoria della relatività generale. Interessante notare come, secondo Einstein, questo oggetto previsto da Schwarzschild a partire dalla sua teoria non poteva esistere. Poi le osservazioni sperimentali hanno dimostrato che in questo caso Einstein, diciamo che aveva sottovalutato la sua stessa teoria, o quantomeno la capacità della sua teoria di descrivere l'universo anche nelle sue, diciamo così, stranezze. Questa stessa soluzione venne successivamente riscoperta dallo stesso Einstein insieme con Nathan Rosen in un articolo che i due fisici scrissero insieme nel 1935, motivo per cui viene chiamata oggi il ponte di Einstein-Rosen. Facciamo ora un salto di una trentina d'anni fino al 1962. Quando John Wheeler e Robert Fuller scoprirono che un ponte di Einstein-Rosen risultava instabile, mentre per restare stabile il punto di partenza e il punto di arrivo dovevano necessariamente essere in due universi differenti. La faccenda sembra chiusa qui, ma nel 1988 Kip Thorne e Mike Morris, suo studente,
scoprirono che era possibile mantenere stabile un ponte di Einstein-Rosen all'interno dello stesso universo utilizzando, per aprire il ponte stesso, una quantità opportuna di materia esotica. In particolare, questa materia esotica doveva avere delle caratteristiche precise, ovvero massa e energia negative. Questo fatto ci dice qualcosa di interessante sulla materia topica di Enigm, perché in qualche modo il professore deve essere riuscito a far sì che questo stato della materia ordinaria, perché è costituito da neutrini, in qualche modo riesce a realizzare uno stato di massa ed energia negative. Inoltre, il fatto che il wormhole si vada poi successivamente a rimpicciolire e quindi a chiudere ci dice anche una caratteristica fondamentale della materia topica, cioè che non resta stabile, almeno non per un tempo molto lungo. E quindi nel momento in cui la materia topica, diciamo così, decade, allora anche il wormhole è destinato a chiudersi. Inoltre, il punto di arrivo del wormhole ci dice anche che la quantità di materia topica utilizzata deve essere stata piuttosto grande, paragonabile almeno alla quantità di materia contenuta in diverse centinaia o migliaia di stelle della massa del nostro Sole. Questo perché i nostri eroi arrivano più o meno nei pressi del centro della galassia. A un certo punto, infatti, Enigm afferma che sono arrivati nella costellazione del Sagittario. In realtà, in quel caso, sta dicendo una sintesi di un concetto più complesso, ovvero nella zona di spazio che dalla Terra coincide con la costellazione del Sagittario. Ovviamente una cosa di questo genere sarebbe troppo lunga da inserire dentro un fumetto. In effetti, il centro galattico non è una quasar, è semplicemente una sorgente radio astronomica, al cui centro è stato scoperto trovarsi un buco nero, che tra l'altro più o meno recentemente è stato in qualche modo fotografato. In realtà è stata osservata la materia che sta cadendo all'interno del buco nero, quella giusto poco prima dell'orizzonte degli eventi. Inoltre, per quel che ne sappiamo noi, non esistono all'interno della Via Lattea sorgenti tipo quasar, e questo è anche abbastanza ovvio, perché l'unica sorgente tipo quasar dovrebbe essere appunto il nucleo della galassia, e magari in un lontano futuro ciò avverrà sul serio, però non possiamo sapere quando. Non possiamo però, almeno dal punto di vista della storia, considerarlo neanche in maniera troppo ferrea un errore da parte di Pastrovicchio, perché la scelta di una qualunque altra quasar avrebbe implicato un viaggio di diverse centinaia di milioni di anni luce, e quindi abbiamo bisogno, per compiere questo viaggio attraverso un wormhole, di una quantità di materia esotica piuttosto consistente. In descrizione, come al solito, vi lascio tutti i link di approfondimento, e se mi ricorderò vi lascerò anche il link all'articolo di appoggio di questo video in uscita sul Caffè del Cappellaio Matto. In quel caso probabilmente farò come nel video precedente e quindi aggiungerò ciò che alla fine non ho approfondito in questo video. L'appuntamento ovviamente alla prossima settimana, sperando che non ci siano ritardi, per parlare del terzo e ultimo episodio del Fattore Gamma. Se andiamo a vedere il titolo di quell'episodio, La quadratura del quasar, molto probabilmente nel prossimo video mi andrò a concentrare proprio sui quasar, per cui a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!